Salve, sono Raul William Braghieri ed oggi vi presenterò Fetch the Ferret, un gioco incentrato su musica, esplorazione e un furetto rosa. Adesso vado a navigare il mio menu, così cambio un paio di impostazioni. Si può mettere la lingua in italiano. Ecco, direi che è pronto. Questo gioco è fatto da Aucridas, un piccolissimo team di sviluppo composto da me, che sono programmatore, musicista e designer, e mia sorella, che invece è la scrittrice della storia del gioco. Oltre a noi due ci sono una serie di collaboratori in giro per il mondo che ci aiutano con altri aspetti del gioco, ad esempio la modellazione 3D. Adesso, possiamo andare avanti. Ecco, abbiamo appena visto che Fetch, il nostro protagonista, sta dormendo in una foresta e adesso ci troviamo in un suo sogno. Ecco, possiamo vederlo un pochino lui. Ed ecco. E premendo i grilletti del controller possiamo muovere la visuale. Questa meccanica ci sarà molto utile nel gioco, soprattutto per coloro che vogliono andare più rapidamente. Spiegherò meglio più avanti. Invece, premendo il tasto X, si può andare a quattro zampe. Essere a quattro zampe è molto utile in questo gioco perché permette di navigare più rapidamente il mondo di gioco. Allo stesso tempo, anche stare in piedi ha una sua utilità, in quanto ci permette di guardarci intorno. Adesso sarò a quattro zampe e vado avanti, seguo la freccetta. Ecco, già qua si può notare che usare i grilletti è utile per cambiare visuale rapidamente senza dover lottare con una telecamera automatica. Infatti anche qua possiamo serpenteggiare qua e andare avanti. Adesso premuto il tasto X per correre. Basta premerlo per poco tempo e inizia a correre da solo. Invece se lo premessi di nuovo si fermerebbe. Come forse vi siete anche accorti, così come inizia a correre, la musica è diventata più intensa. Infatti se lo faccio di nuovo, ed ecco, la musica si arricchisce. Questo è stato fatto apposta per incentivare i giocatori ad andare veloce. Infatti così da rendere l'esperienza più divertente proprio per coloro che seguono questa meccanica. Adesso salto. Ma cado. Infatti sono caduto nella fine di questo tutorial. Un tutorial che comunque era piuttosto scarno, anche venendo il fatto che il gioco è ancora in pre-alpha. Comunque, adesso sono in questa foresta e come forse avete sentito, Fetch ha starnutito. Questo piccolo elemento in realtà è abbastanza importante perché lui è allergico a questa foresta. E infatti da qua noi dovremmo scappare da questo bosco proprio perché Fetch è allergico al polline, che possiamo vedere proprio qua davanti a noi. Infatti vediamo qua adesso che la barra della vita è scesa. Infatti la barra bianca è la barra della fatica, invece la barra rossa è la barra della salute. Per recuperare vita invece, basta semplicemente andare qua nell'acqua. Questa ci recupera, ci riempie la barra della fatica, mentre invece la barra della vita si riempie in un altro modo, ovvero raccogliendo foglie. Infatti posso trovare qualche foglia qua. Eccole. Provo a tornare un attimo indietro. Ok. Eccola un'altra. Adesso la vita è quasi piena. Posso tornare avanti. La fatica, oltre che con il polline, scende. La barra della fatica scende anche col passare del tempo, oppure facendosi del male. Infatti, per questo motivo, è utile ogni tanto andare a toccare un piccolo stagno, così da recuperare un po' di vita. Ti vado un attimo qua. Quel pochino che ho perso.
Adesso provo un pochino a esplorare. Lo sviluppo di questo gioco è iniziato parecchio tempo fa. L'idea per questo progetto, l'idea di fare un gioco a piattaforme 3D che fosse rapido e basato sulla musica, è in realtà iniziato nel 2015, quando avevo 14 anni. Ovviamente all'epoca non ero ancora in grado di fare i videogiochi, quindi ho provato un po' a cimentarmi in questa idea, ma con scarso successo, insomma. Poi invece Fetch the Ferret, questo progetto, è iniziato a metà 2016. Inizialmente ha avuto tanto successo quanto questo mio primo progettino di platformer, ma poi col tempo, con perseveranza e con anni, il progetto è sempre più cresciuto. Infatti a partire dal 2018 è iniziato un pochino di più a definirsi. Poi nel 2019 sono entrati anche altre persone nel progetto e adesso nel 2020 è in uno stato presentabile. Dico presentabile perché il gioco si trova ancora in pre-alpha, come accennato prima, quindi presenta ancora un po' di problemi, oppure semplicemente mancano molti contenuti finali. Infatti, ad esempio, la modellazione 3D che vedete qua delle rocce è in realtà solo è temporanea. È fatta per definire bene il livello, ma non ha ancora l'aspetto grafico che dovrebbe avere. E similmente la foresta in sé è ancora piuttosto vuota. Adesso torno un attimo indietro, così vi mostro meglio il livello. Ho fatto la strada più rapida adesso. Vive d'abitudine. E quindi sì, per esempio la foresta è ancora abbastanza vuota. Tutto ciò è dovuto al fatto che il progetto è ancora molto in sviluppo. Infatti nel 2022 uscirà. Adesso qua scalo sopra e torno avanti. Però stavolta vado qua a sinistra. Scendo. Come già potete aver intuito, questo gioco è fortemente incentrato sul parkour. Infatti, anche se non ve l'ho spiegato, in questo gioco si può scalare sui muri. Lo mostrerò meglio fra poco. Adesso mi immergo di nuovo in quest'acqua. Ed ecco, qua per esempio posso scalare un muro. Oppure posso anche usare questo cespuglio per saltare. Questa meccanica è molto utile per due cose. Per coloro che vogliono andare molto veloci e quindi vogliono raggiungere le vie più alte, che tendono ad essere anche quelle più rapide. Per coloro che vogliono esplorare e cercare i segreti più nascosti. Oppure semplicemente per quelli che possono aver sbagliato un salto e in qualche modo scalare può aiutarli. Sì, per esempio posso provare ad andare qua sopra e posso provare a fare un salto. Ed ecco, non avevo abbastanza velocità, però grazie alla scalata sono riuscito a risalire. Adesso, sempre grazie alla mia scalata, posso stare qua in alto e vedere le zone anche più distanti, i luoghi più distanti di questa area. Adesso torno giù, così vi mostro altre cose. Ed ecco. Un'altra meccanica importante di questo gioco è la derapata. Come potete vedere qua, che la sto facendo troppo lunga anche, questa era derapata. Quindi la faccio di nuovo, ed ecco. Questa meccanica, apparentemente semplice forse, può rivelarsi estremamente utile per coloro che sono interessati ad andare rapidamente in questo gioco. Infatti permette di risparmiare quel pochino di tempo che rende possibile avere una migliore tempistica, arrivare alla fine dell'area in tempo minore. Adesso qua, lento un attimo, così vedo dove andare. Mannaggia. Ed ecco. Anzi, qua voglio scendere un attimo. Perché c'è un oggettino qua sotto. Ed ecco appunto un'altra foglia. Attualmente in questo gioco si vedono solo foglie, perché l'aggiunta appunto di elementi collezionabili è ancora in lavorazione, insomma. Quindi per ora ci sono pochi elementi, ma in futuro ci saranno più cose da poter fare, appunto più segreti da trovare, oggetti da cercare e anche alcuni collezionabili molto interessanti che
però non posso ancora far, di cui ancora non posso farvi spoiler. Ed ecco, qua arriviamo invece a una fontana. Questa può sembrare un po' strana come fontana, perché finora eravamo in una foresta incolta, selvaggia quasi, anzi ostile, visto il polline. E adesso arriviamo a un primo elemento un po' di civilizzazione. E questo ve lo spiegherò meglio un po' più avanti anche. Diciamo che più andiamo avanti e più ci avviciniamo al resto del mondo di gioco. Sentiamo in questo tempietto e cambia la musica. Questa infatti è un'altra parte del gioco, completamente diversa da quella di prima. Anzi, aspetta che vi lascio leggere. Ci troviamo infatti nell'area del ritmo, quella in cui possiamo fare due cose: correre e di nuovo premere i grilletti per ruotare di 90 gradi. O meglio, bisogna tenere i grilletti premuti finché non ruotiamo di 90 gradi. Questa cosa un po' bizzarra la si capirà meglio quando inizierò. Adesso corriamo su questo tapis roulant e si apre una porta. E tutti gli effetti abbiamo iniziato un gioco ritmico. Infatti devo saltare a ritmo. E anche fare la derapata a ritmo. Questi salti non devono essere né in ritardo né in anticipo, come potete vedere qua adesso. Infatti, se si fanno fuori tempo, non si ricevono i punti. Sono ok, bene. Anche per la derapata si ricevono punti. Infatti, se faccio con più o meno precisione, ricevo da 0 a 100 punti. E adesso l'introduzione degli ostacoli. Questi ostacoli, come il resto del livello, delle altre meccaniche del livello, sono messi a ritmo. Infatti è possibile un po' anche prevederle ascoltando bene la canzone. Questa canzone comunque l'ho composta tra agosto e settembre, proprio apposta per creare una canzone per questo livello, ovvero per questi livelli un po' più synthwave, al neon, e appunto così quella canzone. Adesso invece arriviamo alla fine del livello. Ora che ho menzionato le canzoni, posso dire anche che in realtà gran parte del gioco si ispira proprio alla musica che faccio nel mio tempo libero. È una mia grande passione, non ne ho mai in realtà pensata come un utilizzo per un utilizzo particolare. Però ho notato che poteva funzionare bene con questo gioco. E anzi, in realtà, col tempo, ho strutturato il gioco in base alle canzoni che faccio. Infatti il gioco, come vedete, è molto colorato e anche molto veloce, così come le canzoni che compongo. Adesso di nuovo, se corriamo, la canzone diventa più intensa. Ah, e dimenticavo di dire, queste fontane, oltre a far recuperare la vita, hanno anche una grande utilità, ovvero fungono da punto di salvataggio. Infatti, se dovessi morire, tornerei lì dove si trovava l'ultima fontana o stagno in cui sono stato. Adesso invece ci troviamo in una specie di labirinto. E vediamo che in fondo c'è qualcosa. Quindi cerchiamo un pochino di esplorarlo. Come raccontavo prima, questo gioco ha avuto uno sviluppo abbastanza lungo. Infatti, anzi, adesso potremmo stare in alto a destra così come è iniziato. Infatti ci sono immagini tipo dal 2017 o anche 2018, in cui si vede questo protagonista
come un personaggio prima di tutto era arancione inizialmente, ma anche molto meno definito e molto più, in qualche modo, amatoriale. E proprio perché ancora all'epoca stavo imparando a come fare giochi. Poi con gli anni ho sempre più compreso, imparato come sviluppare questo progetto. Infatti possiamo vedere quando è che diventa, inizia ad avere un modello migliore, la grafica del gioco col tempo migliora sempre di più. E poi infine possiamo anche vedere gli alberi, come sono gli alberi o l'erba, come sono cambiati. Per esempio gli alberi fino a poco tempo fa non avevano neanche tutte queste foglie. E un'altra cosa che non c'era nelle versioni passate, nelle demo passate, sono queste strutture che vediamo in questa zona. Se infatti nel resto del livello abbiamo visto solo alberi, erba e poco altro, insomma foglie, adesso iniziamo a vedere anche questi tempietti, queste piccole strutture. Queste infatti stanno un po' a indicare che ci stiamo sempre di più avvicinando, ci stiamo allontanando dal cuore della foresta e ci stiamo invece avvicinando a zone più abitate di questo mondo. Infatti già questa piccola zona, questa piccola sezione dovrebbe essere abitata da alcuni topolini che abitano questo luogo. Oh, sono già venuto, volevo andare dall'altro lato adesso. Ok, qui per fortuna posso scalare. Ok, adesso devo entrare qua dentro. Raccoglio tutte le foglie. La conta delle foglie già si avvicina a 100. Anzi, cercherò di arrivare a 100. Adesso qua andiamo verso la fine dell'area. Qua è la parte finale è anche meno definita, essendo avvicinandoci un po' anche alla seconda parte la seconda area del gioco. Poi inoltre, finora ho solo parlato di aree o di regioni, ma mai di livelli. Questa scelta diversa di parola ha un significato in realtà. Infatti, vabbè, qua non posso andare avanti perché la parte successiva è bloccata. Infatti si può solo un po' vedere, ma è ancora in lavorazione. E parlo sempre solo di aree perché in realtà questo gioco è un singolo mondo. Non ci sono distinzioni e separazioni nette fra una zona e l'altra. In realtà l'intero gioco sarà, anzi già lo è, senza schermate di caricamento. Invece, così come uno potrebbe dire in un open world, è tutto è connesso in qualche modo. E infatti, l'intero gioco, in teoria, si potrebbe svolgere da inizio alla fine senza mai doversi fermare, senza mai dover neanche aspettare per lunghe cutscene o lunghe pause. E invece si può camminare, correre, esplorare questo mondo fino ad arrivare alla fine della storia. Storia di cui finora non ho mai parlato. Il gioco inizia con Fetch che si sveglia nella foresta, come avete visto. Anzi, sto tornando dentro la foresta. E continua con lui che esplora una seconda area di gioco, che è una cava marmorea. E in questa cava avviene un evento forte, un evento naturale che sconvolge un po' tutta questo mondo. Non posso raccontarvi perché sennò sarebbe un po' spoiler, però potete un pochino intuire. Ed è anche un po' anche la ragione per cui lui si è svegliato. Era un po' un segno premonitore quasi. E quindi dopo essere arrivati in questa cava marmorea che esplorerà, proseguirà per il resto del mondo, arrivando a un fiume e poi arrivando alla città principale di questa regione. La regione si chiama Marmocle, così come la città. E qua Marmocle conoscerà una serie di personaggi. Conoscerà ad esempio la sua sindaca, una volpe del deserto, come potete vedere qua in alto a destra, che metterò qua in alto a destra. Oppure potrà incontrare, sempre vicino a questa cittadella, un procione che in realtà è molto bizzarro perché si crede protagonista di una storia, ma in realtà non fa nulla. Passa la sua vita a divertirsi, nella periferia di questa cittadella vicino alla foresta. Principalmente a cucinare pizza ai carciofi. Dettaglio molto importante.
Poi in questa storia ho dimenticato un elemento, un personaggio molto importante, che è proprio quello che avete visto prima, un paio di volte, ovvero questo pennuto. Questo pennuto si chiama Powie ed è l'aiutante di Fetch. Aiutante no, perché in realtà si arrabbierebbe se dicessi una cosa simile. Però diciamo l'adulto della situazione, quello che ogni volta sa cosa bisogna fare, sa dove bisogna andare, ma in realtà non è così utile. In realtà si diverte di più a, diciamo, scherzare con Fetch o anche trarre in inganno. Nulla di malevolo comunque. Poi vabbè, il cast è anche ben più vasto. Infatti esiste per esempio un personaggio, come vedete qua in alto a destra di nuovo, che è un montone che farà un po' da narratore. Narratore di cosa? Di come? Questo lo scoprirete più avanti. Però certamente sono sicuro che coloro che sono più interessati a sapere perché Fetch si è trovato in una foresta a sua sconosciuta, perché sta viaggiando, sicuramente i giocatori avranno molto piacere a conoscere questo altro personaggio, questo montone. E adesso posso andare anche... Beh, torno un po' di nuovo alla fine del gioco. Questo gioco, come vi ho già accennato, è ancora ai suoi stadi, ancora ben lontano dalla conclusione. Infatti uscirà nel 2022 ed è già presente una pagina Steam, se siete interessati a controllarla o mettere nella wishlist il gioco. Però sì, manca ancora quasi 2 anni, 1 anno e mezzo, all'uscita del gioco. Però, anche se il gioco non è pronto, è già possibile provarlo. Infatti, come indicherò adesso e poi anche alla fine del video, indicherò qua in alto a destra che dove poterlo scaricare. Se siete interessati, si può giocare su itch.io, che è una piattaforma per comprare o scaricare giochi, in questo caso scaricare, essendo una demo gratuita. Oppure, oltre a questo, si può anche entrare nella community Discord del gioco, che è appunto incentrata sul progetto e da cui si possono anche avere alcuni segreti sullo sviluppo, oppure semplicemente conoscere di più sul come viene fatto, oppure anche dare le proprie opinioni su come è il progetto, sul cosa è piaciuto e cosa non è piaciuto. Infatti qua parlo della community, ma in realtà è proprio un elemento cuore di questo gioco. Infatti Fetch the Ferret, sin da quasi i suoi albori, sin dal 2018, si è basato tantissimo su una community attiva online che, anche se piccola, ha sempre contribuito in qualche modo a indicare a me o al resto del team cosa era più interessante o meno interessante, oppure semplicemente giocare e dire la propria opinione. Oppure, un elemento molto recente, la community ha anche aiutato nel tradurre questo gioco. Infatti, se io personalmente riuscivo a fare il gioco solo in italiano, in inglese e in parte in francese, loro hanno aiutato anche a tradurre questo gioco meglio in francese, in tedesco e persino anche in spagnolo. Ecco. Sono già appena tornato all'obelisco. Oh, questa appunto, questa è un po' un'animazione temporanea. Infatti un po' evidenzia il fatto che sia una pre-alpha. Bene. Si può adesso un pochino... Infatti non mi sono mai fermato tutto questo video, non mi sono mai fermato per osservare un po'. Per esempio queste foglie, questi alberi, quest'erba, su cui ho anche lavorato parecchio per renderla così interattiva, proprio con l'obiettivo di rendere divertente anche solo muoversi. Ebbene, direi che sono quasi arrivato alla fine. Sono pochi altri elementi di cui potrei raccontare, anzi potrei parlare tutto il giorno su come è andato lo sviluppo del gioco, quali sono anche i progetti futuri, però magari è anche più interessante riservare questo per altre occasioni.
E quindi direi che questo è tutto. Grazie per avermi guardato giocare il mio gioco e spero di sentirvi in futuro. Spero di, non so, vabbè, visto che non è possibile incontrarsi, visto che la fiera è online, magari sentirsi direttamente su Discord. Oppure, sì, direttamente su Discord. Quindi lascio appunto i link per le pagine per Steam, per Itch.io e Discord qui in alto a destra. E con questo, arrivederci! Grazie per la visualizzazione. Eccoci ancora dal vivo a MGV Indie, il canale dedicato agli indipendenti. Avete visto anche proprio da questo video di Fast the Ferret come sia complesso sviluppare un videogioco da soli e con quali siano le sfide anche dal punto di vista temporale, quanto tempo occorra per portare a termine una produzione. Anche di questo, cioè delle difficoltà produttive che una one man company affronta nello sviluppo di un videogioco, parleremo alla tavola rotonda conclusiva della giornata di oggi, che inizieremo alle 18 con quattro ospiti. Ma non è ancora il momento, è invece il momento di vedere altre produzioni indipendenti. Quindi partiamo con lo show che ci